Fino a qualche anno fa ho sempre sognato di stare da solo in una villa, sai, fare il sex symbol. Però poi a volte conosci quelle persone che ti fanno cambiare un po' l'idea, no? Perché io, per esempio, ho avuto una storia nei miei 33 anni, ho avuto una storia molto importante che è finita un anno fa. Di quanti anni? No, è durata comunque 2 anni, però sono quelle cose che senti fin da subito, proprio quando conosci quella persona che dal primo giorno, appena la incontri, dici, cavolo, io con te mi sposerei, farei un figlio. Bello! E quindi poi è finita per altri motivi. La mia unica storia d'amore, la mia unica storia seria è finita per la sua gelosia e poi per il fatto perché io comunque dopo un po'... Appunto, avendo questo caratterino che perdo subito la pazienza, per quanto possa amare una persona, però la prima, la seconda, la terza volta poi non... Perché io gli ho dato modo di finire questa cosa qua, ho dato modo di essere comunque gelosa e quant'altro alla nostra. E quindi dopo un po'... Cosa hai combinato? Dimmi. No, perché? Vabbè, semplicemente... allora... Dimmi, vai. Poi scappi. Ma perché non ti ho raccontato le mie? Non ti ho raccontato magari, cioè, i miei lati un po'... Un po' hard. Cosa mi aspetto da questo appuntamento? Di rimanere, diciamo, sorpresa? E ti posso dire che comunque ho lavorato molto col mio corpo. Ho fatto già in età molto, molto giovane, ho fatto comunque degli strip, ho fatto comunque delle... Sì, ho fatto comunque delle cam, degli spettacoli in cam molto particolari. Io mi racconto, poi una valuta. È ovvio che devo trovare anche la persona che mi dia questa fiducia, perché non tutte, cioè non è che a tutte dico chi sono, cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Se io avessi la possibilità magari di scegliere oppure di trovarmi, penso che non farei problemi. Perché più che altro, magari sono anche incuriosita, no? Dal, come dici tu. Una cosa che non dovrebbe scoprire di me. L'attrazione per le donne. Tipo, che ne so, rapporti a tre? Non mi sarebbe male come idea. Beh, questo ti fa capire anche che tu sei molto trasgressiva. La chiave della felicità in un rapporto. Il dialogo. Se si parla molto, si riesce a capire l'altro, riesci anche, secondo me, ad essere felice. Io sono, sì, trasgressivo su questo punto di vista, nel senso mi piace, però preferirei più essere, cercare la trasgressione nella coppia, tra me e te. Cioè non avere tabù proprio, quindi... È giusto. No, sono d'accordo con te su questo lato. Senti, hai un po' il trucco... Ed è il finishing. Qua no, andiamo, se vuoi andiamo in bagno, lo sistemiamo, andiamo. Va bene. Dai, ad un certo punto, con la scusa, vabbè, l'avevo un po' capito che voleva tipo un approccio, no? Mi sembra troppo... Le ha chiesto di andare in bagno con la scusa del rossetto. C'hai un po' il labbro... È vero? Sì. È vero? Aspetta, è vero? Bacio. No, qua. Dove? Sono stata anche al gioco. Però mi ha fatto piacere anche questo. Aspetta, prima che lo sistemi. Non me l'aspettavo e quindi sono rimasta tipo un po'... Però... Piacevole, dai. Come lo puoi sistemare? Ma adesso è peggio però. No, ce l'ho io. Lei era imbarazzata, sì, non se l'aspettavo. Cioè, secondo me aveva capito che voleva un attimo di privacy. Perché ha detto subito sì. Perché tutto ha fatto tranne che sistemarsi il rossetto. Siamo usciti che aveva il rossetto ancora peggio di come era entrata. No, non me l'aspettavo.